Benvenuti alla presentazione del corso di laurea in Economia, Imprese e Mercati Internazionali. Un corso di laurea dell'area economica dell'Università di Verona erogato presso la sede di Vicenza. Si tratta di un corso di laurea di nuova istituzione che infatti viene per la prima volta proposto per l'anno accademico 2020-21. Un'assoluta novità quindi nel panorama proposto dall'Università di Verona. Come vi ho detto, si tratta di un corso dell'area economica e nella presentazione io procederò in questa maniera. Prima di tutto mi soffermerò sul perché frequentare il corso presso l'Università di Verona, quali sono i punti di forza dell'Ateneo Scaligero e qual è il valore aggiunto che un titolo di laurea ottenuto presso questo Ateneo può dare ad uno studente. Successivamente mi soffermerò in maniera specifica su una presentazione generale del corso di studio di mia diretta competenza e successivamente su obiettivi, sbocchi occupazionali e modalità di accesso ai corsi, in modo tale da cercare di darvi più informazioni possibili. Come vi ho detto, il corso di Economia, Imprese e Mercati Internazionali è un corso dell'area economica che fa parte della Scuola di Economia e Management, la scuola dell'Ateneo Veronese che segue appunto i corsi di laurea triennale e di laurea magistrale erogati a Verona. La Scuola di Economia e Management ha un proprio sito continuamente aggiornato, a cui fin da subito io vi rinvio per poter avere approfondimenti riguardo notizie relative alla didattica, alla scuola, a tutta una serie di informazioni che potrebbero per voi essere importanti per avere ulteriori conoscenze in merito a quanto io sto per dirvi. Ma procediamo quindi con ordine. Perché iscriversi all'Università di Verona? Perché iscriversi all'Ateneo Scaligero può dare qualcosa in più rispetto ad altri Atenei? Quali sono i punti di forza di Verona? E qual è il valore aggiunto che un Ateneo di questo tipo può dare ad uno studente? Verona è sicuramente un Ateneo relativamente giovane, è stato fondato nel 1982 ed è sicuramente un Ateneo dinamico. È un Ateneo in continua crescita nei numeri e nelle attività effettuate. È un Ateneo che occupa delle ottime posizioni nei rankings, sia nazionali che internazionali. Nella classifica dei giovani Atenei del mondo è al 66° posto, cioè tra i primi tre Atenei italiani. Nella classifica delle grandi università statali italiane è al primo posto. È un Ateneo che ha una fittissima, oserei dire, rete di collaborazioni scientifiche nazionali e di un crescente network di relazioni con enti di livello internazionale. Continuano ad aumentare gli studenti di provenienza anche straniera da altri paesi e sono oltre 350 i partners internazionali che collaborano con Verona. Quindi è un Ateneo di qualità per ciò che riguarda la didattica, soprattutto nella capacità di offrire percorsi formativi di taglio innovativo e interdisciplinare, nella capacità di erogare corsi tenuti completamente in inglese, nella possibilità di ottenere dei double degree, ovvero sia dei doppi diplomi con Atenei internazionali, la possibilità di poter studiare presso dei corsi che sono degli ambiti di studio d'eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale. Ricordo che pochi anni fa, nella graduatoria stilata dal Sole 24 Ore, Verona si situa al primo posto degli Atenei statali italiani e continua a godere di una crescente buona reputazione a livello. Quindi un Ateneo in cui vale sicuramente la pena andare a studiare. Ma perché iscriversi ai corsi di area economica? Perché frequentare corsi di area economica a Verona e nelle sedi staccate dell'Ateneo Veronese e non presso altri Atenei? Per una serie di motivi. Per l'innovazione nei contenuti formativi e nelle modalità didattiche, come vedremo anche fra breve. Nella possibilità di poter esprimere al meglio le proprie potenzialità ed il proprio talento attraverso diverse attività che non sono semplicemente quelle della didattica frontale. Nella possibilità, e questo vale in modo particolare per la sede staccata di Vicenza, come vedrete tra breve, nella possibilità di avere un contatto diretto con le imprese del territorio e non solo. Verona, l'Ateneo di Verona, ha stretto dei rapporti molto forti con le attività imprenditoriali. La possibilità di poter far parte di un Ateneo che gode di alti livelli di soddisfazione degli studenti, soprattutto per quanto riguarda i corsi di area economica. La possibilità di frequentare dei corsi che garantiscono elevati livelli di occupazione dei laureati.
Gli indicatori, infatti, post laurea sono superiori alle medie di riferimento di area geografica e nazionale. Possiamo dire che studiare economia a Verona è sicuramente un buon affare, perché permette di ottenere un buon posto di lavoro in tempi rapidi e con buona soddisfazione. Verona però non è solo questo. Verona è anche un ateneo che ha radici ben salde nel territorio. E questo non riguarda semplicemente la casa madre, ma riguarda anche le sedi staccate, in modo particolare la sede staccata di Vicenza, presso la quale viene erogato in esclusiva il corso che io vi sto presentando. Vicenza è una città che è stata la prima sede universitaria veneta tra il 1204 e il 1209, precedendo in questo anche Padova, una durata brevissima, solo 5 anni. È però una città anche che vi permette di avere una qualità della vita molto buona, è una città, come si dice, a misura d'uomo. È la città conosciuta universalmente a livello internazionale come la città di Andrea Palladio, grande architetto rinascimentale. Una città quindi con un patrimonio culturale unico, fatto di numerosissimi monumenti ed edifici storici, che al 1994 è inserita da UNESCO nella lista del patrimonio. Ma Vicenza non è solo questa. Vicenza, come vi dicevo prima, è una città dall'elevata qualità della vita, secondo l'ultima graduatoria stilata dal Sole 24 Ore, occupa l'undicesimo posto tra tutte le province italiane, ma è soprattutto una città ricca, una città e una provincia ricca di imprese votate all'internazionalizzazione e all'innovazione. Mi sorprende quindi che un corso in economia, imprese e mercati internazionali possa trovare posto proprio in questa provincia? Assolutamente no, perché noi possiamo tenere presente che attualmente Vicenza è la terza provincia d'Italia per export, segue solo Milano e Torino, e se badiamo all'export pro capite è addirittura prima a livello nazionale. Il che vuol dire che un corso sui mercati internazionali, sul contesto globale, sull'economia internazionale, non poteva che trovare posto proprio in questa città. La città, la sede universitaria di Vicenza, è una sede nuova, luminosa, in fase di esecuzione finale. Una parte degli edifici sono in costruzione e saranno pronti per il prossimo anno accademico 2020-2021. Come vedete dalle immagini che stanno procedendo, si tratta di una sede costruita con tutti i requisiti strutturali più moderni, dotata di tutti gli aspetti tecnologici necessari per poter sostenere un'attività didattica come quella universitaria. Questo è dovuto anche all'impegno della Fondazione Studi Universitari di Vicenza, una fondazione che sostiene la presenza e l'attività universitaria nella città di Vicenza e che è un elemento fondamentale per poter stringere dei rapporti molto stretti con le imprese del territorio. Le attività nell'ambito economico, dell'area economica universitaria a Vicenza, datano dal 1999. L'anno accademico in corso è il ventesimo, quindi la presenza di corsi di economia a Vicenza festeggia il ventennale proprio quest'anno. I laureati in materie economiche sono oltre 3.500. Attualmente noi disponiamo di un numero tra i 900 e i 1.000 studenti triennali, oltre 1.200 solo d'area economica, se pensiamo anche agli studenti magistrali. Ma andiamo ad analizzare nello specifico il corso di economia, imprese e mercati internazionali. Fin da subito vedete questa slide e vi metto un punto esclamativo in rosso bello grande. Tutti i corsi CDL dell'Università di Verona di area economica, per ciò che concerne le lauree triennali, sono ad accesso programmato. In particolare, per quella che vi sto presentando, i posti disponibili sono 200. Quali sono le caratteristiche di questo corso di laurea? Il corso di laurea in economia, imprese e mercati internazionali ha l'intento di fornire gli strumenti necessari a conoscere e comprendere il funzionamento dei sistemi economici internazionali e delle imprese operanti in contesti globali. Ha l'interesse e punta a preparare i laureati ad apprendere competenze in materia di economia politica e di economia aziendale, competenze utili alla misurazione, analisi e modellizzazione dei fenomeni economici e finanziari, al fine di poter fare
far sì che gli studenti dispongano di significative conoscenze dei mercati internazionali e dell'economia globalizzata, ovvero sia il fine è quello di formare dei laureati che possono essere di assoluto supporto per le imprese internazionalizzate che operano in Veneto e non solo nel Veneto. Il corso di laurea in economia, imprese e mercati internazionali ha delle caratteristiche ben precise attraverso l'impiego di esperti di economia globalizzata, attraverso soprattutto anche l'intenso rapporto strutturato tra università e impresa per meglio definire la conoscenza dei diversi contesti economici internazionali. Non si studia solamente, ma si studia per, durante il percorso, poter avere anche dei rapporti immediati col mondo imprenditoriale, capire cosa serve ad un'impresa che opera nel contesto internazionale. Proprio per raggiungere questi obiettivi sono previsti dei laboratori, delle testimonianze di case studies, degli stage presso enti di ricerca, imprese e amministrazioni pubbliche. In particolare, lo studente che sceglierà il percorso di studi in economia, imprese e mercati internazionali avrà la possibilità di svolgere esperienze di studio e stage all'estero grazie a programmi di mobilità internazionale e grazie anche all'individuazione di partner sia istituzionali che privati, particolarmente versati all'internazionalizzazione. Ma quali sono gli sbocchi professionali per uno studente che decida di seguire questo percorso di laurea? Innanzitutto l'intento del corso in economia, imprese e mercati internazionali è quello di creare un esperto con conoscenza d'ampio spettro delle problematiche economiche, aziendali e finanziarie, soprattutto per le imprese votate all'export, all'internazionalizzazione e alle competizioni sui mercati globali. Due sono le figure previste nello specifico: l'esperto di sistemi economici globalizzati e delle imprese operanti a livello internazionale, le cui competenze, come vedete, saranno molto variegate, la capacità di analisi e interpretazione dei sistemi economici internazionali, la capacità di analisi dei mercati internazionali e della loro evoluzione a livello globalizzato, la capacità di comprendere le caratteristiche del territorio e delle imprese che in esso operano in chiave anche evolutiva, dalla dimensione nazionale alla propensione internazionale, la capacità di valutare gli investimenti in un contesto internazionale, la possibilità di interpretare la competitività delle imprese internazionali in presenza di cambiamenti tecnologici, elemento assolutamente importante nel contesto odierno, la capacità anche di essere in grado di usare la contabilità e nel costruire del bilancio di esercizio sulla base della normativa nazionale e dei principi contabili internazionali. Al fianco di questa figura, diciamo, più specifica, rimane anche una figura più classica, quella di esperto di sistemi economici finanziari, non semplicemente quindi votata all'ambito internazionale, ma anche di dare avvio a una figura che può essere spesa in un contesto diverso, anche lavorativo, come vedremo tra breve. Il percorso formativo dello studente che frequenterà il corso in economia, imprese e mercati internazionali sarà in grado di fornire adesso un'adeguata preparazione in ambito economico, aziendalistico, statistico, matematico e giuridico. Il corso di laurea pone particolare enfasi su caratteristiche, problematiche, opportunità e soluzioni adatte ad imprese orientate all'esportazione e all'internazionalizzazione, fornisce significative conoscenze dei mercati internazionali e dell'economia globalizzata, prevede al terzo anno la possibilità di frequentare degli insegnamenti tenuti in lingua inglese. Questo è un aspetto molto importante che caratterizza nello specifico il nostro corso di laurea triennale. Lo studente giunto al terzo anno potrà decidere nel secondo semestre se completare la sua preparazione frequentando dei corsi erogati in lingua italiana o invece frequentare dei corsi erogati in inglese e prepararsi così eventualmente per successivamente affrontare dei percorsi di laurea magistrale tenuti completamente in lingua inglese. Se andiamo ad analizzare nello specifico, il primo anno prevede degli insegnamenti di carattere generale volti a permettere allo studente di acquisire degli strumenti di base di carattere economico, aziendale, statistico, matematico e giuridico utili per iniziare il processo formativo. Fin dall'inizio, comunque,
L'elemento internazionale sarà presente negli insegnamenti erogati. Con il secondo anno, viceversa, verranno approfondite le competenze proprie delle figure professionali che, come abbiamo visto prima, si intendono formare. Vengono rafforzate le conoscenze volte a comprendere, analizzare e interpretare le caratteristiche dei sistemi economici internazionali. E con il terzo anno ci saranno invece degli insegnamenti specifici, rivolti in maniera diretta e specifica alle competenze in materia di economia internazionale e globalizzata, con la possibilità, come abbiamo visto prima, di completare la preparazione con alcuni insegnamenti erogati in lingua inglese. Ancora una volta, per approfondire questo aspetto, vi invito a recarvi a vedere il sito della Scuola di Economia e Management, perché al suo interno c'è la possibilità di poter andare a verificare i diversi percorsi di studio. Ad esempio, se noi andiamo a verificare i diversi corsi di laurea, voi vedete che entrando nel corso di Economia, Imprese e Mercati Internazionali, voi potete assolutamente prendere visione di quello che è il percorso. Vorrei sottolineare tra i vari insegnamenti erogati la presenza ovviamente di insegnamenti di carattere generale, ma per esempio degli insegnamenti appositamente pensati per i laureandi di questo corso, come economia e politica economica internazionale, la presenza di insegnamenti di diritto internazionale di vario tipo, la possibilità di frequentare dei corsi di economia industriale, di matematica finanziaria, di metodi quantitativi per l'analisi dei mercati, tutti insegnamenti che nei loro obiettivi formativi hanno al centro l'aspetto internazionale. E poi, come vi dicevo, la possibilità di completare il percorso di studio affrontando degli insegnamenti in lingua inglese, come Technological Change and the Economy, perfettamente indicato per poter avere un'idea di cosa avviene nel cambiamento tecnologico internazionale, o anche il corso di International Taxation. Quindi tutta una serie di insegnamenti particolarmente rilevanti e interessanti che possono permettere allo studente di avere una preparazione votata all'internazionalizzazione. Non solo questo, però, perché un corso di laurea triennale come quello che vi ho appena presentato permette diverse opzioni per il proseguimento successivo degli studi. Laureandosi in economia, imprese e mercati internazionali, gli sbocchi sono riferibili all'ampio spettro di professioni in campo economico delle imprese, nelle aziende pubbliche non profit, nonché nell'ambito di uffici e studi di organismi territoriali, di enti di ricerca nazionali e internazionali, nelle pubbliche amministrazioni, negli organismi sindacali e professionali. Il corso poi consente di accedere, previo superamento dell'esame di Stato, alla professione regolamentata di esperto contabile, quindi vi permette da un lato di poter avere un percorso specifico rivolto all'ambito internazionale, ma non per questo verrà meno la preparazione per poter permettere la possibilità di affrontare lavori più classici, ovvero sia quello di poter eventualmente fare l'attività di dottore commercialista dopo la laurea, di accedere ai corsi di laurea magistrale che permettono poi di laurearsi come dottore commercialista. Poi, come proseguimento degli studi, il corso in economia, imprese e mercati internazionali permette di avere dei profili professionali proposti, in cui il corso fornisce le competenze ottimali per la continuazione negli studi dei corsi di laurea magistrale di area economica e finanziaria, nonché per affrontare master e corsi di perfezionamento in ambito economico o finanziario. Quindi un percorso di studio a tutto tondo che può permettere un accesso a figure professionali classiche o anche a figure professionali innovative e ben inserite nelle necessità del contesto internazionale. Come vi dicevo prima, studiare economia a Vicenza però non significa semplicemente fare, seguire dei corsi, degli insegnamenti, significa anche poter accedere a tutta una serie di attività extradidattiche per le quali c'è una fortissima integrazione con le reti di impresa. Tutta una serie di attività che qui vedete enumerate, che sono rese possibile dalla Fondazione Studi Universitari di Vicenza, che è un unicum a livello nazionale, e dagli stakeholder, ovvero sia dagli stessi attività imprenditoriali che sostengono i corsi di laurea che vengono erogati a Vicenza. Inoltre, come vi dicevo prima, soprattutto per quanto riguarda appunto un corso di laurea della caratteristiche come quello che vi sto presentando, fortemente votato all'internazionalizzazione, c'è la possibilità di accedere a tutta una serie di servizi di mobilità internazionale.
Erasmus, Worldwide Study, Erasmus più tirocinio formativo, stage da svolgere all'estero. Attualmente l'Ateneo di Verona, e con esso la sede staccata di Vicenza, prevede oltre 65 sedi universitarie a livello europeo, con oltre 200 posti disponibili in area inglese, spagnola, francese e tedesca, come vedete dalla cartina che qui vi propongo. E anche la possibilità di andare fuori d'Europa attraverso il Worldwide. Visto che l'Ateneo di Verona e la sede staccata di Vicenza con esso ha accordi con Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Corea del Sud, Giappone, Messico, Russia, Taiwan, Stati Uniti, oltre a tutte le opportunità che vengono proposte dalle stesse imprese che operano come stakeholder per i costi dell'area economica erogate presso la sede vicentina. L'ufficio di riferimento per avere informazioni rispetto ai corsi di laurea erogati a Vicenza la trovate in questa slide. Ma andiamo un po' a trattare l'ultimo argomento. Come iscriversi ai corsi di laurea d'area economica di Verona e in particolare anche quelli proposti presso la sede di Vicenza, come il corso in economia, imprese e mercati internazionali che qui vi sto presentando. Innanzitutto, i posti sono a numero programmato. Per l'anno accademico 2020-21 i posti disponibili per il corso di laurea che vi sto presentando, come già vi avevo detto prima, sono 200. I candidati saranno selezionati in base all'esito ottenuto nel test online TOLC e per il bando di ammissione e altre informazioni vi rinvio al sito dell'Università di Verona dove troverete tutte le informazioni del. Oltre a questo, vi voglio sottolineare i tre passaggi fondamentali per l'iscrizione. Superare il test TOLC e CISIA con un minimo, guardate, segnatevelo di 10 punti, compilare la domanda di ammissione per Univier, per l'Università di Verona, e poi procedere con l'immatricolazione. Il test è un test, come vi ho detto, TOLC, consiste in 36 domande suddivise in tre sezioni, come vedete qua, con 5 opzioni di risposta e una sola risposta valida. Qui trovate tutte le informazioni che possono esservi utili per poter affrontare il test. E oltre a questo, per avere ulteriori informazioni, vi invito caldamente a prendere visione di quanto si trova nel sito internet del CISIA, soprattutto perché, vista la situazione in cui ci troviamo a causa della pandemia da coronavirus, l'erogazione del TOLC non verrà fatta per un certo periodo secondo la classica erogazione del test in presenza, ma secondo una modalità che viene definita talk casa, quindi diventa essenziale per avere tutte le informazioni del caso che voi andiate, vi registriate e andate a vedere sul sito del CISIA tutte le informazioni del caso. Il primo passaggio, come ho detto, è il superare il talk con minimo di 10 punti. I consigli: non accontentarsi del punteggio minimo perché non assicura l'idoneità di graduatoria, conviene si è sicuri solo sostanzialmente da un punteggio superiore al 20, e poi ci sono anche ulteriori altri consigli che potete vedere in questa slide. Altri consigli sono quelli, qui vedete, attenzione ai risultati distinti in sezione, logico-matematico minimo 6, linguistico-verbale minimo 4, ma qui trovate altre informazioni che possono essere utili per capire come poter superare il test. Chi non ha questi minimi di sezione può essere ammesso a Verona se ha un TOLC E 10 senza distinzione di sezione. Tuttavia, se non ha i punteggi minimi sopra indicati per sezione, non raggiunge i saperi minimi. È importante sapere che chi è in difetto di saperi minimi può essere ammesso all'Università di Verona, ma dovrà impegnarsi entro il primo anno a superarli. La seconda, la domanda di ammissione, secondo passaggio, registrarsi nel sistema per candidarsi alla graduatoria del CDS di interesse dell'università di interesse. E il terzo è la vera e propria immatricolazione, immatricolarsi per completare l'iscrizione all'Università di Verona. Mi invito comunque, come vi dicevo, per tutto ciò che riguarda il TOLC, a prendere visione del sito del CISIA in cui troverete tutte le informazioni del caso. Per informazioni generali riguardanti l'area economica di Verona, questa è l'unità operativa didattica studenti di economia, l'indirizzo internet e i numeri di telefono ai quali potete telefonare per avere ulteriori informazioni.
Con questo ho chiuso, vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato alla presentazione e spero di vedervi presto, molti di voi, iscritti al corso di laurea in Economia, Imprese e Mercati Internazionali erogati presso la sede di